Vi dicevo che volevo cominciare con una nota lieta, che tra l'altro vi ho anche preannunciato in apertura, e ci facciamo raccontare che cosa è successo da Michela Gaggero, volontaria dell'ANPAS nel campo base di Amatrice, una studentessa di medicina che è arrivata ad Amatrice per prestare soccorso. Intanto la salutiamo e la ringraziamo per la sua disponibilità a quest'ora. Michela, buonasera. Buonasera a tutti, vi parlo dal campo di Amatrice, dal campo dell'ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, e sono qui per raccontarvi l'esperienza che abbiamo vissuto ieri sera, nella sera dell'8, dove quattro persone della popolazione, quindi quattro nostri ospiti che vivono con noi nelle tende, hanno voluto fare la matriciana per tutti i volontari e per tutti gli ospiti del campo. Che vi posso dire, è stata un'esperienza bellissima, abbiamo lavorato a contatto con loro, i cuochi e noi che gestiamo la cucina, ci hanno insegnato a tagliare il guanciale, quindi come si toglie il pepe, come si toglie la cotenna, come si cuoce il guanciale, e ieri poi ci hanno insegnato come si prepara del tutto la matriciana. Quindi hanno insegnato che la matriciana si mette in una padella di ferro, il guanciale viene tagliato a listarelle oppure a cubetti, come dicono loro, lo facciamo rosolare e cuocere nel grasso del guanciale, alla fine poi andiamo ad unire il sugo di pomodoro e alla fine andiamo a mettere appunto la pasta per poi andare a spolverarlo, come possiamo dire, con il pecorino. Mm-hmm. Insomma, una bella esperienza, no? Immagino l'atmosfera festosa, anche gioiosa, ma anche commossa, no? di una simile circostanza. Sì, è stata un'esperienza bellissima, in primis perché abbiamo potuto unire i volontari che abbiamo nel campo con gli abitanti del campo, quindi è stato un momento di condivisione sia dei loro ideali che dei nostri ideali. Posso dirvi che la cucina ha lavorato molto bene, c'è stato subito un feeling tra i nostri volontari e la popolazione, e sì, il clima alla fine della serata è stato molto bello, c'è stata grande commozione sia da parte loro, che hanno espresso il loro dispiacere nel vederci partire, andare via, sia da parte nostra, che ci dispiacciamo nell'andare via. Mm-hmm. Lei da quanti giorni è ad Amatrice e che cosa sta facendo? Allora, io sono partita sabato scorso, è una settimana che sono ad Amatrice, riparto domani per Genova e il mio ruolo all'interno del campo è il responsabile della cucina. Mm-hmm. Ma lei aveva un'esperienza di questo tipo precedente? Così? Sì, io ho un'esperienza datata a 2012 in Emilia Romagna, dove ho fatto un mese giù in Emilia Romagna come capo della cucina. Dopo quell'esperienza ho fatto dei corsi di formazione appositi che ha indetto l'ANPAS, fino ad arrivare poi a questa esperienza vera e propria dopo la formazione ricevuta. Quindi diciamo lei era pronta a partire per ogni evenienza e purtroppo l'occasione c'è stata, insomma, dico purtroppo, sì, perché sì, è chiaro, no? È stata messa alla prova la sua abilità, ma insomma è una circostanza molto dolorosa, chiaramente c'è bisogno di persone anche esperte, no? In fasi come queste. Sì, giustissimo, anche perché l'ANPAS tende a formare i suoi volontari, è un anno circa, due anni che è partito il progetto di formazione nella protezione civile, dove abbiamo formato tantissimi volontari in Italia, sia come generici, quindi come persone pronte a partire per questi eventi, sia come specifici, abbiamo dei corsi di specificità in cucina, logistica, capocampo e segreteria, quindi sì, siamo molto, molto preparati sotto questo aspetto. Ecco, al di là degli aiuti che state portando, volevo capire un po' che tipo di empatia si sta realizzando lì nel campo, ma tra le rovine, tra le macerie, naturalmente con la gente del posto. Cioè, immagino la riconoscenza, questa è fuori discussione, insomma non ce la deve neanche descrivere, ma sono persone con le quali avete incominciato a vivere insieme fin dal primo giorno, dormite nelle stesse tende, quindi passate la giornata insieme, parlate dei problemi che dovranno affrontare, quindi diciamo si è creata una familiarità del tutto inaspettata, insomma, tra persone che non si conoscevano prima. Sì, allora io devo essere sincera, noi siamo arrivati qui abbastanza prevenuti nel senso che non volevamo andare nella loro intimità, non volevamo prendere subito contatto, perché comunque è una popolazione che è ancora molto scossa dall'evento. In realtà ci siamo trovati davanti a una popolazione che ha tanta voglia di ricominciare, ha tanta voglia di rivivere e ha instaurato con noi un grande rapporto di fiducia, quindi noi ora dopo una settimana con loro parliamo, mangiamo insieme,
ci raccontano, sono contenti che noi siamo qua, dispiaciuti che ce ne andiamo, però sì, da un inizio un po' in cui noi eravamo freddi e distaccati, in realtà dopo si è creato questo rapporto di fiducia che a loro è piaciuto molto e a noi altrettanto. Benissimo, ringraziamo Michela Gaggero, volontaria dell'ANPAS nel campo base di Amatrice, una studentessa di medicina di Genova che è lì da diversi giorni, che domani conclude questa sua bella esperienza che le rimarrà dentro sicuramente, no? Indimenticabile. Sì, un'esperienza indimenticabile, vi salutiamo anche noi dal campo di Amatrice che siamo tutti qui e buonanotte a tutti. Bene, un abbraccio a tutti quanti. Gli abitanti di questo campo da parte di tutti gli ascoltatori di Radio 1. Grazie per averci seguito allora. Grazie a voi. Un caro saluto.